Benvenuti alla 14ª Conferenza Nazionale di Statistica sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ho il piacere di condividere con voi gli auguri per il successo dell'evento che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, impossibilitato a presenziare, ha voluto gentilmente indirizzarci. Questo appuntamento raccoglie ogni due anni produttori e utilizzatori di dati, per motivi facilmente intuibili, questa volta gli anni anziché due sono tre, e offre loro uno spazio di confronto privilegiato. Per l'Istat, per il Sistema Statistico Nazionale, Sistan per gli addetti ai lavori, per noi la Conferenza Nazionale di Statistica, prevista dalla legge che definisce le regole che innervano i rapporti e le attività dei produttori di statistica ufficiale, è un momento importante perché è un'occasione per riflettere sulle prospettive della statistica ufficiale pubblica, sul ruolo svolto rispetto al contesto in cui sta operando e per far conoscere le innovazioni e i percorsi avviati al fine di renderlo uno strumento al servizio della democrazia del Paese. E di questo, in un tempo davvero straordinario per l'Italia e per l'Unione Europea, c'è grande bisogno. È ora di ripartire, dopo un lungo arresto, dall'alto costo sociale ed economico. E un moderno ecosistema di dati, una volta superata la tremenda prova del 2020, è per l'appunto una delle condizioni affinché la ripartenza sia inclusiva e sostenibile. La statistica ufficiale ha risposto con generosità, tempestività ed efficacia alle esigenze informative imposte dall'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ed è pronta ad accompagnarne la ripresa con lo stesso impegno. La Conferenza Nazionale di Statistica è il luogo di incontro e di condivisione tra i diversi protagonisti del Sistema Statistico Nazionale, cioè una rete di oltre 3.400 uffici nei quali operano circa 8.700 addetti. Oltre all'Istat, 57 istituzioni pubbliche e private del Sistan partecipano al Programma Statistico Nazionale, contribuendo ogni anno alla realizzazione di oltre 800 lavori tra indagini, elaborazioni, studi progettuali e sistemi informativi. Il Sistan ha compiuto 30 anni. Ha mostrato di saper lavorare bene, costruendo un patrimonio di dati e di reti prezioso, ma ha bisogno di una revisione dal punto di vista normativo che ormai non può più attendere. Anche in considerazione dell'esigenza di valorizzare il patrimonio informativo delle singole amministrazioni per abilitare la nascita di una data-driven society che basa le scelte su informazioni corrette, oggettive ed aggiornate in tempo reale. In questo ambito l'Istat dovrà essere un punto di riferimento all'interno del Sistema Statistico Nazionale per il trattamento, l'analisi e la valorizzazione dei dati e, come sta succedendo nella maggior parte dei paesi europei, avrà il compito fondamentale e centrale di mettere a punto una strategia per la loro gestione. Nell'ambito del Sistan, la conferenza è una preziosa opportunità per costruire i percorsi della conoscenza e condividere le innovazioni tecnologiche per raccogliere contributi ed esperienze anche di soggetti non convenzionali esterni alla statistica. Condividere le migliori pratiche dell'Istat e degli altri attori del Sistan e valorizzare le esperienze di interscambio, di collaborazione e di promozione della statistica ci permettono infatti di accelerare i processi di sperimentazione e di apprendimento e intensificarne l'impatto. In questo mondo così complesso e vivace, abbiamo voluto favorire in questa conferenza la massima partecipazione e il massimo coinvolgimento, utilizzando in ogni possibile forma le potenzialità della modalità ibrida con la quale si svolgeranno i lavori. Siamo felici di aver potuto recuperare, seppure solo nelle sessioni di apertura e di chiusura, l'insostituibile interazione faccia a faccia che per lunghi mesi ci è stata preclusa. Allo stesso tempo abbiamo cercato di approfittare in modo esteso dei benefici del digitale, che ci ha consentito di proporre nelle due giornate della conferenza un programma straordinariamente ricco, a molte voci e con tante proposte. Nel mondo digitale, che costituisce l'ambiente in cui tutti noi operiamo, le persone, le istituzioni, le imprese, persino gli oggetti, producono tracce digitali, dati, informazioni che possono fornire basi di conoscenza potentissime se gestite in maniera trasparente, sicura e professionale. Ciò implica, da un lato, un veloce cambiamento del modo di operare dei soggetti della statistica ufficiale, i quali devono sviluppare nuove pratiche e nuovi metodi, e dall'altro la necessità di un ambiente di regole e garanzie capace di favorire il confluire dei dati prodotti per fine o amministrativi o privati all'interno di processi che ne estraggano l'informazione necessaria, tanto ai cittadini quanto ai decisori, per scelte più consapevoli e quindi migliori. In questo scenario è della massima importanza
il confronto tra i diversi attori impegnati nel processo di definizione delle infrastrutture, in primo luogo quelli istituzionali, che dovranno rendere fattibile la costruzione del nuovo ambiente delle informazioni digitali, sia a livello europeo che nazionale. Nel nostro Paese, nell'ambito della transizione digitale della pubblica amministrazione, è stata avviata la definizione di una strategia nazionale dei dati pubblici. In accordo con le indicazioni europee, la strategia italiana dovrà porre le basi per sviluppare rapidamente un ambiente con caratteristiche adeguate, quali l'interoperabilità dei dati attraverso infrastrutture dedicate che facilitino la condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni. Ciò permetterà, da un lato, di ridurre il peso che grava su imprese e cittadini per gli adempimenti informativi, dall'altro, di semplificare la fruizione dei servizi sempre più ricchi. L'information technology è una leva di continuo miglioramento per la pubblica amministrazione, per arrivare a processi più efficienti e migliori servizi agli utenti. Per questo motivo, la digitalizzazione del Paese è tra le priorità del PNRR e delle politiche di sistema. L'Istat ha una parte attiva nella strategia di digitalizzazione del Paese. Anche a supporto del raggiungimento di questo obiettivo si colloca la creazione del catalogo nazionale dei dati, che avrà il compito di fornire appropriati riferimenti a tutte le amministrazioni al fine di gestire in maniera organica ed unitaria i dati e superare l'approccio cosiddetto a silos. Secondo le nuove indicazioni, la pubblica amministrazione deve infatti rispettare il principio once only, ovvero i dati una volta raccolti non vanno chiesti nuovamente al cittadino, né si debbono impiegare ulteriori risorse per ottenere nuovamente la stessa informazione. La conseguenza naturale di questo principio è evidente. I dati vanno conservati, ma relazionati tra loro con i metadati messi a disposizione delle altre amministrazioni. Il catalogo nazionale dei dati rappresenta dunque il primo mattone per la costruzione di una strategia nazionale di governo. Partecipiamo al processo con la nostra consolidata capacità di acquisire i dati, organizzarli e renderli disponibili all'uso da parte di un pubblico vasto ed eterogeneo. Grazie all'integrazione delle fonti, attraverso indagini, archivi amministrativi, origini non strutturate, i cosiddetti big data, contribuiamo alla strategia di digitalizzazione anche mettendo a disposizione una lettura puntuale, aggiornata e approfondita delle attuali dotazioni e delle competenze digitali di amministrazioni, enti, imprese, associazioni e cittadini. Sulla scia di queste considerazioni, invito ora a prendere la parola il Ministro della Funzione Pubblica, onorevole professor Renato Brunetta, che gentilmente ha accettato di onorarci con la sua presenza. Prego, Ministro. Grazie, grazie a tutti voi, grazie professor Brangiardo. Fatemi dire una battuta iniziale. Sulla base delle cose che hai detto in questo tuo speech inaugurale, la statistica è cosa troppo importante per essere lasciata agli statistici. È la rappresentazione della società, perché tutti noi siamo produttori e fruitori di statistica. E quindi, sulla base delle cose che, Presidente, hai detto, veramente ci stiamo affacciando su un'altra era, su un altro paradigma, rispetto a quelli che io ho cominciato a studiare quando ho cominciato la mia attività accademica. Adesso siamo in un'altra era, in un altro paradigma, dove la magistratura del dato, secondo me, deve assumere sempre più il suo ruolo di garante, non tanto e solo quello di fornitore e di produttore, ma di garante della qualità, di garante della veridicità, dell'attendibilità. Per cui ritorno a questa vecchia definizione, la magistratura del dato, dentro un mondo fatto di tanti produttori
di statistiche, di tanti infiniti fruitori di statistiche, che hanno bisogno di regole, che hanno bisogno di certezze. L'abbiamo visto anche durante la pandemia. Numeri in libertà, statistiche in libertà. Ecco, sempre di più mi è venuto in mente questa vecchia formulazione, questa vecchia definizione della magistratura del dato. Ho scritto un po' di cose che vi vado a leggere. Questo non è un anno come tutti gli altri. Il bellissimo titolo che avete dato alla vostra conferenza nazionale, ripartenza. Ma come tutti sappiamo, siamo già ripartiti. Sulla base degli ultimi dati, quest'anno cresceremo al 6,2, 6,3, forse al 6,4 in termini di PIL. Numeri che non avevamo mai visto. Il doppio della Germania. Beh, vuol dire che siamo già ripartiti. E questa ripartenza così forte, così intensa, se ne parlava prima con il Presidente Berangiardo, sta provocando alcuni squilibri settoriali. Ma certamente squilibri da crescita, tutto sommato, non fanno male. Avercene squilibri da crescita. Quindi questo non è un anno come tutti gli altri, né lo saranno i prossimi 5-10 anni. Perché 5-10? Perché 5 sono gli anni del PNRR, cioè gli anni di questa terapia intensiva concordata con l'Unione Europea, 230-240 miliardi, di cui 191 di fonte europea e gli altri di fonte interna. Saranno gli anni del cambiamento del Paese, gli anni delle riforme, gli anni della crescita, gli anni anche dei dati, ovviamente. Saranno gli anni dell'interoperabilità, del cloud, delle 32.000-33.000 pubbliche amministrazioni che si connetteranno tra di loro, che metteranno insieme tutti i loro database, One Soli, il nostro sogno, una volta sola. E neanche quella, perché nessuno ti deve chiedere più nulla sapendo già tutto di te. Nessuna amministrazione ti può chiedere nulla, di fornire nulla, se ha già la conoscenza della tua natura, della tua vita, se sei un'impresa, se sei una famiglia, se sei un individuo. Il Paese è chiamato a uno sforzo straordinario. Come straordinario è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia per l'ammontare dei finanziamenti, 191 miliardi di fondi europei a cui si aggiungeranno i miliardi di risorse nazionali, sia per il raggio d'azione. Dalla semplificazione alla pubblica amministrazione, dalla giustizia alla concorrenza, all'ambiente, alla transizione digitale, ne abbiamo parlato, tutte riforme pervasive, fondamentali per la nostra vita. Il PNRR con le sue riforme è il nostro viatico per il futuro, è la nostra scommessa per il futuro. Un vettore di cambiamento dopo anni di paralisi e di crescita attorno allo zero virgola. Purtroppo sono stati gli anni dell'euro, non a causa dell'euro, ma a causa di questo sforzo che abbiamo cercato di fare senza aver fatto le riforme prima, perché questa è la definizione ormai acquisita. Siamo arrivati all'euro senza riforme e non abbiamo sfruttato i 20 anni dell'euro per fare le riforme. La pandemia ha prodotto questa rottura. Purtroppo abbiamo dovuto aspettare la pandemia per avviare la rottura e adesso siamo nella fase della ripartenza e io direi del boom. In questo quadro di ricostruzione e profonda trasformazione, l'Istat in Italia dovrà essere un partner qualificato per il monitoraggio e la valutazione dell'eccezionale ciclo di policy
che vede impegnato il nostro governo e le altre amministrazioni e gli enti territoriali con l'attuazione del PNRR, perché ha tanto impatto di investimenti, di progetti e quindi riforme, dovrà corrispondere il cambiamento. E il cambiamento vuol dire numeri nuovi, analisi dei numeri nuovi, analisi del cambiamento. Beh, sinceramente 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 nei computer dell'Istat, dei tassi di crescita, non esistevano da quanti anni? Non c'erano i computer, forse gli anni del boom e della ricostruzione. Ma poi al massimo andava bene col più 2, più 2,5, grande crescita, e se no era 0,5, 0,6, 0,7. Quindi stiamo ritrovando l'ottimismo. E fatemi dire un altro modo di dire: soltanto ciò che è misurabile è migliorabile. Vecchio adagio della teoria dell'organizzazione. Noi dovremmo misurare tutto, Presidente Brangiardo. Dovremmo misurare gli asset invisibili. Dovremmo misurare il clima, ma non il clima della temperatura, ma il clima della percezione della gente. Quello che sta succedendo, per esempio, nel mercato del lavoro. Ne abbiamo delle testimonianze d'avanguardia a livello internazionale. Posti di lavoro vacanti e aumento dei disoccupati. Vecchia storia, per carità, della teoria, ma che con la pandemia si sta accentuando, si è accentuata, quasi a voler dimostrare che la gente vuole cambiare, non accetta più le vecchie regole, i vecchi paradigmi, vuole cambiare. E abbiamo il dovere di capire perché. Perché non si forma il matching tra domanda e offerta, perché i meccanismi salariali non bastano più a rappresentare la soddisfazione dei lavoratori, perché non misurano più la produttività. Ecco, quando dico cambio di paradigma voglio dire questo. Le teorie a cui noi ci siamo tutti affidati, dalla teoria del capitale umano alla teoria del capitale tout court, non bastano più. C'è qualcuno che sa spiegare il balzo dell'inflazione di questi mesi, di queste settimane? Spiegarlo bene con la cassetta degli attrezzi tradizionali? Se c'è, alzi la mano. Non lo sa spiegare nessuno. Così non mi so spiegare le risposte tranquillizzanti delle banche centrali: non preoccupatevi, finirà presto. E chi l'ha detto? Ecco, stiamo per attraversare o per entrare in una terra incognita, caro Presidente, per cui i tuoi libri, i miei libri, i nostri libri, le nostre teorie non bastano più. E quindi, questa è la bellezza del momento, se vogliamo, la bellezza di questa fase. E ricominciamo da capo, torniamo giovani. Vero Linda? Torniamo giovani. Torniamo giovani a scoprire il mondo. E soltanto ciò che è misurabile è migliorabile. Soprattutto l'Istituto dovrà essere pronto a garantire nuove misure utili per i decisori, non solamente sugli output di singoli interventi di riforma o investimento, ma anche sugli outcome. Istat dovrà essere il cardine per la misura anche degli effetti invisibili o non immediatamente misurabili del PNRR, come il PNRR cambia le nostre vite sulla base dei soli dati amministrativi.
a maggior ragione quando impattano sulla vita delle nostre famiglie. Prima, sempre bevendo il caffè con il presidente Branzardo, ragionavamo sullo smart working. Tocco un argomento a me caro. Finora tutte le analisi sociologiche si sono basate sulla soddisfazione dei lavoratori che avevano necessariamente partecipato a questa forma organizzativa di lavoro, con luci e ombre. Ma pochissimi, quasi nessuno, ha misurato la soddisfazione dei clienti della pubblica amministrazione, famiglie e imprese. Ecco, bene ha fatto il presidente Branzardo a lanciare questa indagine per capire la customer satisfaction. Cioè, noi esistiamo qui, anche noi qui, anche tu, anche tutti noi, come voi produttori di dati, perché questi servono alla gente, servono alle famiglie per vivere meglio, servono alle imprese per produrre meglio. Ecco, e quindi sempre di più dovremo porci questo tema, la soddisfazione dei clienti. Volutamente li chiamo clienti, non li chiamo utenti. La customer satisfaction. È la prima cosa che dobbiamo fare quando torniamo a casa, ma i miei clienti sono stati soddisfatti del mio lavoro oggi? Tutte le politiche, e quelle del PNRR ancora di più, si riverberano sulle famiglie, sulle imprese. Soltanto nuove misure di impatto utili, ancorate alle statistiche ufficiali, potranno dar conto di quello che accadrà dentro e per le famiglie che rimangono in un sistema ancora prevalentemente assistenzialistico, il punto di riferimento all'interno di quel welfare all'italiana che è stato messo a dura prova dalla pandemia, seguita purtroppo da due maxi recessioni che avevano duramente colpito l'economia del paese. Io ricordo bene Lehman Brothers 2008, anche perché era l'inizio dell'altro governo a cui avevo partecipato. Come scoppiò allora la crisi? Subprime, sembrano 2000 anni fa, eppure sono passati neanche due decenni. Quella crisi cambiò molto il mondo e cambiò molto l'Europa e segnò anche una fase negativa, potrei dire, dell'Unione Europea, quella dei compiti a casa, del sangue, sudore e lacrime, di una Merkel matrigna più che madre, di una Germania, non vorrei personalizzare. E ci portiamo ancora dietro quegli anni che portarono poi alla crisi dello spread nel nostro paese, all'instabilità, e per fortuna portarono a whatever it takes, 2012, 26 di luglio, una delle poche date che ancora mi ricordo, quando Mario Draghi da Londra, di fronte all'ennesima crisi dello spread, non causata dall'Italia, perché c'era già la normalizzazione di Monti, disse che la Banca Centrale avrebbe fatto tutto il necessario e aggiunse anche, e sarà abbastanza, e sarà sufficiente. Bene, quello è stato un esempio di gestione di una crisi sbagliato. Per fortuna, dopo la crisi pandemica, abbiamo trovato un'altra Angela Merkel, abbiamo trovato quello che è stato chiamato dagli economisti, quelli bravi, quelli nobili, il momento Merkel, facendo riferimento al momento Hamilton, vale a dire l'Europa si può indebitare e quindi si può reflazionare, si può e si deve reflazionare, cosa che non era avvenuta durante gli anni della crisi del post Lehman Brothers. La Germania con i suoi surplus, l'ossessione per i nostri deficit, patto di stabilità, six pack, two pack,
ossessione millimetrica dei decimali, del rientro, del close to balance, cassetta degli attrezzi da buttare. Ve le ricordate queste cose? Il close to balance, il pareggio di bilancio, 2000 anni fa. Un anno e mezzo fa Angela Merkel dice no, per superare la crisi pandemica, economica, meno 9 e rotti per l'Italia, meno 8 e qualcosa per la media europea, occorrono provvedimenti straordinari. E comincia il Next Generation EU. Ecco, e comincia il nuovo paradigma. Next Generation EU, bellissimo acronimo, NGU, ma soprattutto bellissimo perché guarda al futuro. Guarda ai giovani. Guarda un nuovo paradigma. Devo dire, gliel'ho detto una settimana fa a Mario Draghi, mi è venuto in mente il suo bellissimo discorso a Jackson Hole, 2014, quando continuava a dire vecchio vezzo accademico. Quando a Jackson Hole Mario Draghi diceva le politiche monetarie, le politiche della liquidità non bastano, occorre che gli stati facciano politiche fiscali di accompagnamento, vecchia regola. Politiche fiscali di accompagnamento. E cos'è il Next Generation EU se non politiche fiscali di accompagnamento spintaneamente indotte da una strategia di indebitamento dell'Unione Europea per far crescere l'Europa, rafforzare l'euro. Ecco, inconsapevolmente il presidente di allora, Draghi, individuò la strategia, anche se inconsapevolmente, che è stata poi realizzata nel 2020. Ecco, noi siamo dentro adesso questo mare e stiamo per entrare in queste terre incognite della spesa in 5 anni di 230-250 miliardi, per cui tra l'altro non sappiamo ancora se abbiamo il capitale umano sufficiente per realizzare tutte queste opere, tutte queste infrastrutture. Non sappiamo se abbiamo le statistiche, i numeri, non sappiamo ancora se riusciremo a fare la transizione digitale, la transizione ambientale, la transizione amministrativa, la semplificazione, perché finora sono progetti, sono leggi, tutti da implementare. Ecco, mi piace fare qui oggi questo discorso, in quest'aula bellissima, austera, rinnovata, con una bellissima moquette, con tanti bravi professori collegati e presenti di statistica che devono affrontare questo nuovo mondo, queste terre incognite. Leones, non lo so, non credo, ma certamente un nuovo paradigma, nuove regole, e dovremmo cambiare. Il sistema statistico nazionale ha bisogno di essere razionalizzato, rilanciato e rinnovato, cambiato. Perché è cambiato il mondo. Il quadro regolatorio che presiede le attività dell'Istituto risale al 1989, se non dico male. Un mondo lontano che non esiste più. Un universo senza internet, quasi. Senza big data, senza social media, o quasi. Ecco, serve un forte aggiornamento e una semplificazione per consentire all'Istituto di cimentarsi nella nuova sfida cui sono chiamati tutti gli istituti del sistema europeo. Produrre statistica di qualità in modo sempre più tempestivo. Misure utili per i decisori politici e per comunità che hanno sempre più fame di dati e che, se non li trovano nella statistica ufficiale, se li fanno da soli o consumano quelli falsi, quelli finti, quelli fake. E questa è l'intossicazione, il rischio dell'intossicazione. Quindi se non li producete voi, quelli buoni, c'è l'autoproduzione o la produzione della rete,
con l'intossicazione complessiva delle menti, dei cuori e dei comportamenti. Pensiamo a quello che sta succedendo anche per quanto riguarda le campagne vaccinali, per quanto riguarda i dati sulle pandemie. Facile fare il consenso con le fake news, con i dati falsi. È la dittatura della rete, se vogliamo, della cattiva rete. Qui possiamo rispondere non con l'autoritarismo, ma con la democrazia e i dati di qualità, con l'apertura, con disclosure, con totale apertura e con la qualità. Beh, l'Istat da questo punto di vista viene da una tradizione straordinaria. Fatelo dire da un modesto utilizzatore accademico. Quando ero bravo sapevo tutto sulle forze di lavoro, sulle statistiche delle forze di lavoro e su questo ho costruito i miei approcci cognitivi in questo segmento, in questa disciplina. L'Istat e tutti i produttori di statistica ufficiale a livello nazionale ed europeo hanno mostrato grandi capacità di reazione nell'emergenza sanitaria, assicurando non solo la continuità della produzione di dati di qualità, ma anche producendo nuove informazioni tempestive e spesso in via sperimentale. La fase che si sta aprendo con l'accelerazione della transizione digitale ed ecologica, grazie alle risorse del PNRR, necessita di un impegno sempre più intenso da parte della statistica ufficiale. Non siamo indifferenti alla raccomandazione del Consiglio Ecofin dello scorso 9 novembre e ai documenti finali del G20 a guida italiana affinché siano assicurate risorse adeguate alle autorità statistiche nazionali per poter continuare a svolgere l'importante compito che viene loro affidato. Ho voluto leggere questo passaggio perché è fondamentale e importante. Non basta buona volontà, non basta storia, non basta la cultura che qui è rappresentata, ci vogliono risorse e ci vuole condivisione. Ecco, da me, Presidente, avrai l'una e l'altra, nei limiti del possibile ovviamente, perché se mi volete penso di far parte della vostra stessa famiglia. Proprio il G20 ha aperto una nuova Data Gap Initiative per rafforzare le capacità di produzione di statistiche nel nuovo ecosistema dei dati, rendendo praticabili forme di accesso e utilizzo di nuove fonti dei dati. Ecco, questo è l'altro passaggio importante. Disclosure, apertura, qualità, certificazione, risorse, tempestività. Non dovremo più commettere gli stessi errori degli inizi pandemia, quando davamo, parlo al plurale, malamente dati orribili che terrorizzavano la gente. Abbiamo commesso tanti errori. Ci ricordiamo i bollettini delle 18. Ecco, quegli errori non li dobbiamo più commettere. Questo, e dico al plurale, senza dare la croce in testa a nessuno, dovremmo avere una capacità, una cultura, anche nella rappresentazione delle emergenze, delle criticità. Un'ultima considerazione. L'Istat ha un ruolo primario nella strategia italiana dei dati. La strategia nazionale dati e il modello di interoperabilità previsti dal codice dell'amministrazione digitale CAD. Fui l'autore del primo CAD, per chi se ne ricorda. Prevedono di rendere i dati e le informazioni gestiti nella pubblica amministrazione aperti, strutturati
e interoperabili per rendere possibile la condivisione sia tra amministrazioni che con i cittadini e le imprese. 32.000-33.000 amministrazioni pubbliche, con un numero innumerevole di banche dati, ad oggi gelosamente custodite, ad oggi quasi assolutamente non interoperabili. Sembra l'Italia del Cinquecento, per cui si passava da uno staterello all'altro e si chiedeva il passaporto per entrare da uno staterello all'altro. Ecco, non può più essere così, 33.000. Ecco, è arrivato il tempo. È arrivato il tempo dell'interoperabilità, è arrivato il tempo del one only, è arrivato il tempo del cloud. Ecco, se questa conferenza con questi termini tuoi, miei, fosse stata fatta 20 anni fa, nessuno capiva queste parole, che sono parole nuove, di un mondo nuovo. Eppure il bando sull'interoperabilità, sul cloud, arriverà tra poche settimane e cominceremo a vedere la rivoluzione dall'anno prossimo. Ecco, questa è la bellezza dei tempi, è la bellezza del momento. E anche la responsabilità di essere tu al capo dell'Istituto Centrale di Statistica e il sottoscritto il Ministro della Pubblica Amministrazione. Quindi total disclosure, interoperabilità, one soldi. E ci dovrà essere una mappa di tutto questo. E finisco con un vecchio ricordo. Azzuni. Chi era costui? Azzuni. Nessuno lo conosce. Non preoccupatevi. Un giurista sardo. Straordinario. Cui Napoleone affidò la costruzione del codice della navigazione. Il codice napoleonico della navigazione fu redatto da questo ai più oscuro giurista sardo, Azzuni. Perché parlo del codice della navigazione? Perché allora, prima di Napoleone, ogni Stato definiva le proprie regole di navigazione. Quello che era lecito, non lecito, come si entrava in un porto, come usciva dal porto, come si assicuravano le merci, come non si assicuravano le merci, relitti, affondamenti, ammutinamenti, codice della navigazione. Beh, l'incipiente crescita economica, la rivoluzione industriale non consentiva più questa parcellizzazione delle regole di questo fondamentale percorso di attività che era la navigazione sui mari. E quindi Napoleone, da genio qual era, intuì che serviva una regola generale della navigazione e affidò a un giurista sardo, andatevelo a studiare, la redazione del codice napoleonico, che sarà il codice napoleonico della navigazione. Ecco, noi avremo bisogno, anche noi, di un Azzuni o di un Napoleone. Perché la metafora è facile. In rete si naviga, in mezzo ai dati si naviga, alla realtà si naviga. E abbiamo bisogno di regole. Di fronte alla total disclosure, all'open data, di fronte alla infinita produzione dei dati, abbiamo bisogno di regole.
regole globali, altrimenti saremo vittime delle fake news, dei fake data, delle statistiche non solo sbagliate, ma devianti. Ecco, questo è il compito che hai, professor Bragiardo. Questo è il compito che abbiamo tutti noi. Buon lavoro. Ringrazio il signor Ministro per i suoi numerosi spunti, le sue osservazioni. Questo richiamo finale alle regole è assolutamente fondamentale. E poi mi piace ricordare quell'affermazione, non soltanto ciò che è misurabile è migliorabile. Questa sarebbe una di quelle frasi da magari tradurre in latino e mettere sulla facciata assieme alle altre che decorano questo palazzo. Quindi grazie delle sue osservazioni. A questo punto, proseguendo nei lavori, io lancio il video. C'è un video molto breve che diciamo fa un po' da linea di demarcazione tra questa prima parte e il seguito. Quindi per cortesia inviterei la regia a far partire il video. Salutiamo. Bene, allora a questo punto riprendiamo i lavori. Tra poco nell'Assemblea prenderà il via la prima riflessione che abbiamo dedicato alla strategia dei dati, una strategia pensata in chiave di G20, europea e nazionale. Una visione integrata orientata a grandi obiettivi di straordinario impegno che richiede il concorso di tutti gli attori in campo. Dopo la sessione plenaria sarà la volta delle sessioni parallele su 5 grandi aree tematiche, quelle che a nostro avviso meglio colgono le componenti essenziali della domanda di statistica ufficiale di oggi e soprattutto di domani. Queste aree tematiche sono il ruolo della statistica nella società dei dati e nell'era della digitalizzazione, il sistema statistico nazionale, una rete da valorizzare, statistiche e sistemi di misurazione per la transizione ambientale, l'uscita dalla crisi e le statistiche per l'economia e infine misurare le trasformazioni della società dopo la crisi pandemica. Nelle sessioni parallele saranno quasi 100 i relatori che presentano contributi in rappresentanza, oltre che dell'Istat, di istituzioni europee e internazionali, delle università, dei centri di ricerca, delle amministrazioni, del mondo delle imprese e delle associazioni. In proposito mi piace sottolineare come siamo stati capaci di assicurare la parità di genere sia fra i moderatori che fra tutti coloro che intervengono nelle presentazioni. La componente maschile è solo leggermente, ma molto leggermente, superiore a quella femminile. Aggiungo altresì che nelle scorse settimane, a partire dai temi centrali della conferenza, abbiamo lanciato una call per poster da pubblicare nella pagina web dedicata. La proposta è stata accolta da un gran numero di colleghi e i lavori pubblicati sono 166, a testimonianza della centralità e dell'ampiezza dei temi che trattiamo e della vivacità scientifica della comunità statistica italiana. Fin qui, tra sessioni plenarie, parallele e poster, i linguaggi e i format adottati sono quelli usati dagli appuntamenti scientifici classici. C'è però dell'altro.
La conferenza è costruita anche su forma di intrattenimento e scambio informale, con l'obiettivo di proporre una statistica, potremmo dire, alla portata di tutti. Tra i nostri obiettivi c'è necessariamente anche quello di promuovere la fiducia verso la statistica ufficiale e la diffusione della cultura statistica presso pubblici diversi, soprattutto verso gli strati più giovani. E così, oltre a sessioni plenarie parallele, nelle quali svolgeremo il programma scientifico, per arricchire e diversificare i lavori congressuali proporremo anche 18 conversazioni, numerosi approfondimenti, alcune mostre virtuali, 12 mini webinar e anche momenti di intrattenimento che avranno come protagonisti i ragazzi delle scuole e i partecipanti al programma di Talent sulle infografiche che abbiamo lanciato in vista della conferenza. In proposito, mi fa piacere ricordare che la conferenza ha ricevuto anche il patrocinio della RAI per il suo valore sociale e divulgativo. Il programma sarà punteggiato anche da top speech di grande respiro che ampliano ulteriormente il nostro orizzonte. Per questi momenti speciali abbiamo coinvolto un gruppo di studiosi di settori disciplinari particolarmente connessi ai problemi del nostro tempo, autorevoli e versati nell'arte della divulgazione. A questi studiosi abbiamo chiesto di indicarci dal loro osservatorio come la statistica intersechi i campi in cui loro operano. Li ascolteremo quindi parlare di valutazione delle politiche pubbliche a partire dai dati, di un sistema di allerta statistico per il monitoraggio precoce di nuovi focolai epidemici, del contributo delle conoscenze statistiche per governare il cambiamento demografico e i suoi effetti, della salute circolare come nuovo modello per il futuro, di clima, caso e statistica. Per l'Istat, la conferenza nazionale è un'importante occasione per confermare la sua funzione a livello nazionale e internazionale. Per tutti i componenti del sistema statistico nazionale costituisce un'eccellente opportunità per aprirsi a nuovi contatti, consolidare quelli esistenti e cogliere possibilità di interscambio con le diverse realtà del mondo della statistica. La nostra aspirazione è anche quella di coinvolgere un ampio pubblico di non addetti ai lavori, sensibili ai temi che tratteremo. Un pubblico di cittadini che sanno di doversi ormai muovere nel fitto della foresta dei dati e che chiedono strumenti per orientarsi, per soddisfare i loro bisogni e per raggiungere i loro obiettivi. In ambito europeo, è in corso il processo decisionale che deve portare entro la fine dell'anno alla proposta della Commissione europea di un Data Act comunitario. Si è conclusa da poco una consultazione pubblica che ha raccolto presso le diverse parti interessate, compresi cittadini e imprese, indicazioni utili alla definizione della proposta. L'obiettivo finale è per l'appunto un Data Act, cioè un quadro normativo capace di garantire l'accesso e l'uso a fini pubblici delle informazioni anche nelle situazioni riguardanti gli scambi business to business, business to government e che costituisca il pilastro dell'attuazione della strategia europea dei dati. Le aspettative che riponiamo in questa conferenza sono dunque molte e alte, ma confidiamo che i contributi di pensiero e di esperienza che ci siamo garantiti permetteranno di assicurarci il risultato cui aspiriamo. È con grande piacere allora che dichiaro aperti i lavori di questa 14ª Conferenza Nazionale di Statistica e invito la direttrice generale di Eurostat, Mariana Kotzeva, a parlarci della strategia dei dati a livello europeo. It's now a great pleasure to give the floor to Mariana Kotzeva, General Director of Eurostat, for her speech on data strategy at European level. Please, Mariana, you have the floor. Thank you very much. I hope you hear and see me well. Dear Minister Brunetta, dear Professor Blangiardo, dear colleagues and friends in Rome and on the screen, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor for me to speak at this 14th National Conference of Statistics in Italy. And I would like really sincerely to thank Istat for inviting me here today. It's really a pleasure to feel the atmosphere and the spirit and to be part of this long-standing tradition to gather in a wonderful place more than 100 speakers, representatives of producers and users, citizens, as Professor Blangiardo just described. So let me start with recalling a quote
of a British mathematician and entrepreneur in the field of data science and customer-centric business. I am sure you have heard it. It belongs to Cliff Hamby, who in 2006 said the very famous phrase that the data is the new oil of the world. It's valuable, but if unrefined, it cannot really be used. It has to be changed into gas, plastic, chemicals, etc., to create a valuable entity that drives profitable activity. So must the data be broken down, analyzed for it to have a value. Moreover, the data fires the engines of information society. And I think it's a very, very good quote, which brings us to the topic of the conference. And also it shows what is the challenge of today, the challenge which official statistics is facing and is going to face in the years to come. Moreover, the current pandemic has clearly highlighted the critical importance of data to be provided to policymakers and governmental authorities, data which are enough granular, data which are delivered in almost or close to real time, but at the same time without sacrificing reliability and trustworthiness quality of such information. So the beauty of the moment, as the Minister Brunetta said, that we are facing challenges, but we also have a great opportunity to fulfill even better our mission to provide high quality statistics and data on people and economy in Europe. So what we are going to do, the colleagues in ISTAT asked me to speak about our future strategy, about future priorities at European and national level, because as you know, we are working together, Eurostat and the National Statistical Institutes and the other national statistical authorities in a partnership which is called European Statistical System. So let me start with reminding that actually the pandemic has opened new horizon for official statistics, and European Statistical System has responded quite fast and quickly in ensuring throughout the pandemic the provision of highly and relevant statistics and the provision of often new statistics. Let me take the example of ISTAT, that you have done a remarkable effort as a national statistical office to respond to the information needs during the crisis, and you are continuing to responding on the emerging information needs in the recovery phase. Let me just remind one example. I was looking even yesterday evening to check at ISTAT website, the latest data about the social mood on economy index, which is based on Twitter data, and is a very good example of innovative statistics, which is based on a new data source, but which is very suitable to respond to the information needs during the pandemic and recovery phase. The key point now will be to build up on this experience which we have accumulated during the pandemic, and we are still enjoying these new opportunities related to the new data sources which we had to discover during the pandemic, to the new partnerships which we made during the pandemic, and to the new techniques and methods, even working methods, in the offices which we started to use during the pandemic. So one of the key elements in our future strategy on data and statistics in Europe, one of our strategic priorities is to focus on innovation, to keep innovation ongoing. Of course, innovation has always been crucial for the activities of the entire European statistical system, but it is now in the modern national and European data ecosystems that innovation is more important than ever. Therefore, currently, a small task force of high representatives of our European statistical offices and Eurostat
are currently shaping, working on an innovation agenda for the European statistical system for the years to come, with the idea to approve this agenda in May 2022 and then to start implementing it, with the idea to streamline innovation efforts and accelerating the transition from the laboratory, from the experiments, to the real factory of producing national and European statistics. Let me say that this innovation agenda will be possible because it will be built up on the long experience and very positive experience with research and development in official statistics. So many of you have been participating in the European big data projects, for example, innovative projects. And we have just concluded in 2020 another set of such projects, which deliver concrete results on using non-traditional, or often famous like big data sources, to improve and complement official statistics in several domains, from the use of mobile network operators' data to satellite data and smart meters. So, building on this experience, another important element of of our data strategy, which is linked also to the innovation agenda, is the experimental statistics concept. We have always been experimenting in official statistics, but what the real life has shown to us recently is that we have to experiment even more. We have to be braver. We shouldn't be afraid to experiment. And even more important, we shouldn't be afraid to share the outputs of this experimentation together with our users. We shouldn't be ashamed to share the outputs of our innovative projects in order to bring the gap between the timeliness and the quality. So the users need the data faster, in almost close to real time. They are impatient. They are not ready to wait for 6 or 7 years until the moment when the new products and statistics will become robust and we could stamp them as official statistics. So therefore, in the years to come, we are going to discuss, as usual, to combine our efforts to accelerate experimental statistics, to combine our efforts across the European statistical system, across the countries, to do more research and innovation, and to share the outputs of that, the experimental statistics, with the users. And I'm very pleased to see that Italy has been always on the front of these efforts. I look at the website of ISTAT yesterday evening again, and I have been pleased to see how rich and sustainable your experimental statistics session is. Even yesterday, you published experimentally demographic projections at municipality level. So in order to keep innovation and to be relevant, we should also not forget to continue with events which stimulate exchange between experts and which are a place where new ideas could be born. And let me recall that in the last couple of years, we have organized in the framework of the traditional biannual conference of Eurostat, which is called New Technologies and Techniques for Statistics, we have organized hackathons engaging statistical offices and academic researchers in order to, as I said, to put them together and to create conditions to generate new ideas. And I remember the first time when we organized the hackathon, it was maybe 3 years ago or 4 years ago. And then the first topic was about labor market, to have a hackathon to see, using different sources and mainly non-traditional sources, what kind of new insights we could provide on labor demand and supply. And then due to that, actually today, we have a quite solid work built on this hackathon, which produces statistics on labor demand,
on labor demand of different skills using web scraping methods from online advertisement of jobs. Then, ladies and gentlemen, I would like to continue with one very important factor for being successful in the years to come, and also which is going to be our priority in the future. Namely, this is our people. These are the members of, this is the staff, these are the colleagues who are working in National Statistical Office in Eurostat. So the new world, the new paradigm, as was described by Mr. Brunetta and by Professor Blongiardo, has brought many challenges, and one of them is the challenges of having the right skills in the in our organizations. So the world is challenging us more and more in terms of using technologies and data science in our daily work. Therefore, upskilling and reskilling our staff and attracting the necessary skills and competencies into the statistical offices, either through hiring new talents or through partnerships with academia, for example, will be one of our data strategy priority in the years to come. And let me again mention that we are not starting from scratch. We are going to build on two important initiatives, which you know pretty well. One of them is the European Statistical Training Program, which offers a wide range of courses for the statisticians. And the second one is the European Master in Official Statistics, the famous EMOS program, which aims at raising the statisticians and data scientists of tomorrow. Then let's dream a little bit beyond our daily business. Let's look outside our system. The speakers before me, they highlighted that we are living in a fast-changing world. We have seen in the last years the emerging of European and national data ecosystems with many data providers, with many data players, and we are not anymore the single one who are providing data for society. Therefore, this new environment asks us to look beyond our borders, beyond our frontiers, that we have to ask ourselves and we have to find our place as official statistics in the new data ecosystems at national and European level. So we have to be proactive in developing national data strategies, national data catalogs, in ensuring interoperability of different data hosted by public administrations, in applying the principle of using the data only once. All these elements have been demonstrated in the speech of Minister Brunetta, and all these elements are high on our agenda as statistical system to see how to implement them and how to contribute to the development of national and European data ecosystem. A recent survey conducted by Eurostat among the European statistical offices has given useful inputs on this topic, how to be involved in the national and European data strategy. And the concept of data stewardship has been widely discussed by the statistical offices. The results from the survey and the current debates show that there is no single way for enhancing data stewardship roles across the member states. But we all agree that a new and improved data governance in the society is needed. And we all agree that official statistics has a role to play in this effort. So I encourage strongly you to share your Italian experience with your colleagues and friends across the European statistical system and with Eurostat, so we could export the positive experience of Italy and we could build on it in other countries and in Europe. So I was very pleased. I was hesitating whether I should speak about resources in my speech. And I was pleasantly surprised that Minister Brunetta was making a reference to the ECOFIN Council conclusions,
which were adopted a few weeks ago on 9th of November in Brussels. Every year, the ministers of finance of the EU member states and our commissioner, Commissioner Gentiloni, who, by the way, is not also Italian, he is also responsible for European statistics, agreed and conclude about, they agree on conclusions on the state and future priorities of official statistics in Europe. And I was very pleased as Director General of Eurostat and being one of you to see that in these conclusions, there is a recognition of the importance of resources needed for putting the national statistical offices and Eurostat on the path of innovation, on a new work, on meeting the requirements of digital transformation. And it is very important that the question was not only about the money and financial and resources. The question was also about skills, about people, about investing in technologies, about investing in infrastructure. So I could simply join with pleasure this conclusion by the Council, by ECOFIN Council, and the offer which was made by the Minister Brunetta today that we have to invest in official statistics because this is the only way to do in practice the change in paradigm. This is the only way to stay relevant and to bring the necessary data and official statistics with the necessary quality and in timely fashion. And there is resilience and recovery plans, national plans which have been adopted and which are at on the brink of implementation, a great opportunity to find resources and to invest them smartly for the development of official statistics, for strengthening of statistical offices in order to continue to track and monitor the recovery in a timely and accurate way. So then let me also say that one very important condition for us as official statisticians to be successful is to have the right access to privately, the right access, the sustainable access to data sources. Without the right data sources, without a timely access to these data sources, without sustainable access to these data sources, we cannot fulfill our mission. Therefore, in the recent months, we have been mobilizing the European statistical system and also the stakeholders and users to speak about the need for official statistics to have a sustainable access to data sources for statistical purposes, for compiling official statistics. And we are speaking about a wide range of data sources. We cannot produce any more statistics relying only on surveys. We cannot be relevant and timely relying only on our access to administrative data sources. We have to have access also to emerging new data sources, which really make it possible to produce statistics in a close to real time, in a most efficient way, and in more granular way. Therefore, we are discussing now we are starting a revision, a discussion on the European law on statistics, the law which governing European statistics, in order to see whether we need to change this law to make it fit for today's realities. Because this law was launched in early 90s and statistics was produced in different ways during early 90s, early 20s, 2000, sorry. I am getting passionate when I'm speaking about official statistics and I'm making such kind of mistakes with the years. So the law was adopted in 2009, just to be correct to interpreters. And now, so many years later, experiencing digital transformation, we need to look at this law and to see whether it reflects today's realities, whether it really allows the European statistical system to fulfill its mission. In the context of my speech, it's a question about access to data, it's a question about innovation, it's a question of new partnership, it's a question of data sharing,
in order to produce official statistics. So with that, I would like to conclude my speech, and let me conclude on a positive note to say that we enjoy a beauty of the moment, if I could borrow from the minister this quote. We have the privilege to live in interesting times, but these are times of opportunities. So I wish all you success, and I believe that this forum will bring new ideas, new partnerships, new friendships, new dreams, which allow statistics in Italy, but also in Europe, to continue to be a reference point, trustworthy reference point for data and statistics on Europe, for better lives and better decisions. Thank you very much for your attention and all the success to this event. Thank you, Mariana, for your very interesting consideration on European data strategy and the important challenges that we all have to meet. Prima di passare al seguito, leggo un messaggio che proviene dal ministro Andrea Orlando. Gentile Presidente, desidero ringraziarla per l'invito, ma purtroppo la concomitanza di una serie di impegni istituzionali non derogabili mi impediscono di poter partecipare alla Conferenza Nazionale di Statistica, un appuntamento al quale avrei avuto davvero interesse a prendere parte, perché i numeri sono importanti per capire ciò che si muove nel Paese. Lo sono sempre, ma in particolar modo in questa fase di ripartenza. Del resto, questo lo si evince anche dal titolo stesso della conferenza. La disponibilità di dati si traduce in disponibilità di informazioni che sono utili anche al legislatore, ed è per questo che il vostro lavoro è preziosissimo. Ciò che emergerà da questa conferenza sarà di sicuro interesse per il dibattito pubblico di questo Paese. Nell'esprimere ancora il mio rammarico, invio il mio augurio di buon lavoro. Andrea Orlando. Bene, adesso proseguiamo. Dopo l'interessante quadro che ci ha fornito Mariana Kozeva, passo la parola agli altri due interventi previsti in questa sessione. Il primo relatore è il dottor Andrea Brandolini, vice capo Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, che interverrà sul ruolo dei dati e più in generale dell'informazione statistica nell'ambito del G20. Il titolo del suo intervento è Dati, statistiche e l'iniziativa italiana del G20. La parola al dottor Brandolini, prego. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti e a quelli collegati. Per me è un grande piacere intervenire a questa Conferenza Nazionale di Statistica in questa bella sala, vecchia e nuova allo stesso tempo. E parlerò, come dicevi Presidente, dati e statistiche, l'iniziativa italiana del G20. Se potete mostrare le mie slides, perfetto. Guardiamo se funziona. Perfetto. Io riprenderò un po' il filo di un ragionamento riguardo agli ultimi anni. Molto si è detto dell'effetto della pandemia sugli uffici di statistica, sulla raccolta della statistica ufficiale e su come la statistica ufficiale abbia saputo reagire alla pandemia. Il filo del mio ragionamento parte da altri eventi che hanno avuto un ruolo importante per cambiare la statistica, e voglio prendere altri due esempi oltre alla pandemia: quello della crisi finanziaria globale del 2008-2009, cui aveva fatto riferimento anche il ministro Brunetta, ma anche un caso, quello che si chiama il caso irlandese, un aspetto più tecnico, noto agli addetti ai lavori, ma che è importante, molto importante, per come ha cambiato l'approccio dei sistemi statistici, almeno europei, negli ultimi anni. E da
Dalla lettura di questi fenomeni traggo spunto per individuare tre fattori, tre elementi chiave nell'evoluzione della statistica recente, che io sintetizzerei con i termini di granularità, attività transnazionali e dati privati e digitalizzazione. Di quest'ultimo molto si è già detto. E questo per passare poi all'iniziativa italiana nel G20. Quindi partiamo dal primo evento che ho selezionato, la crisi finanziaria globale. Non voglio far molto lungo il mio intervento su questo punto, mi limito a mostrarvi alcune citazioni da un discorso che Mario Draghi, allora Presidente della Banca Centrale Europea, tenne alla sesta conferenza statistica della BCE a Francoforte nell'aprile del 2012. E dall'apertura del suo intervento, di apertura alla conferenza, sottolineo solo, non sto a leggervi la citazione intera, tre parole che sono necessità di dati molto granulari e tempestivi, guardare alle operazioni across the borders, quindi transnazionali, e il punto appunto molto legato anche alla necessità dei dati granulari, che la crisi finanziaria globale ci aveva reso manifesto che non possiamo più guardare solo alle medie, che dobbiamo considerare gli aspetti della dispersione dei fenomeni e considerare anche gli outliers o le tail risks, che era argomento molto studiato al tempo. E ovviamente quando si parla di dispersione non ne parlerò più di tanto in questo mio intervento, ma la crisi finanziaria globale o la grande recessione, dispersione significa anche guardare la distribuzione dei redditi e della ricchezza. Allora iniziò la grande attenzione per i cambiamenti nelle disuguaglianze. Comunque, rimanendo nell'ambito delle banche centrali, allora nel 2009 ci fu una risposta e partì un'iniziativa importante, la Data Gap Initiative, del Fondo Monetario, coordinata dal Fondo Monetario, del Financial Stability Board, e che coinvolge, perché è ancora attiva, le istituzioni statistiche, le banche centrali e molti organismi internazionali. Ma quello che è importante ricordare è quello che avvenne nel sistema statistico delle banche centrali, che iniziarono in modo innovativo, almeno per le banche centrali, a raccogliere dati disaggregati al massimo livello, quindi il microdato, come preferivo chiamarlo io, il dato granulare, come si chiama adesso, è divenuto centrale per le banche centrali. Qui vi cito solo tre grandi iniziative del sistema europeo delle banche centrali: Centralized Securities Database, Securities Holding Statistics e Anacredit. Passiamo al secondo caso, quello conosciuto ai tecnici, ma non meno al grande pubblico, molto veloce il cambiamento. Che cos'è il caso irlandese? Nel 2016 l'Istituto di Statistica irlandese diffonde le statistiche sul prodotto interno lordo, sui conti nazionali, per l'anno precedente. E statistiche che mostrano una crescita del prodotto interno lordo nel 2015 del 26%, 26,3%, che è un numero stratosferico. Pensate a un'economia che cresce di un quarto in un solo anno. Un numero un po' più piccolo per il reddito nazionale lordo. Fu un numero che colpì molto gli addetti ai lavori. Quello che vi mostro qui è un articolo sull'Economist, molto ironico, come sanno essere le pubblicazioni inglesi, dove si parlava di fairy tale GDP statistics, cioè le statistiche da fiaba sul PIL, e parlava di statistici che sembrano vivere in una realtà virtuale, statistics seem to believing in a virtual reality. Era una sfida non da poco per il sistema statistico. Ma c'era un errore dietro questo numero? No, i numeri erano fatti esattamente secondo le regole dei manuali. Queste stime che apparvero
ai più come non realistico, come cogliere fenomeni che non corrispondevano alla situazione reale dell'Irlanda. Erano semplicemente l'effetto delle scelte di alcuni grandi multinazionali, quindi problemi legati alla domiciliazione della sede legale, la localizzazione fisica del capitale intangibile, capitale intellettuale come brevetti, licenze e marchi, che sono per definizione statistica presuntive come localizzazione e motivate essenzialmente da ragioni fiscali. E nel G20 abbiamo parlato, un grande risultato del G20 di quest'anno è stata questa armonizzazione della tassazione internazionale delle grandi corporation. Quali furono gli effetti sui sistemi statistici? Beh, nacquero quelle che abbiamo chiamato gergalmente le statistiche con asterisco, che è una, per quanto mi riguarda, una bestialità. Cosa sono le statistiche con l'asterisco? Questo vi mostro il grafico della pubblicazione del senso irlandese e vedete, gli irlandesi iniziarono a rimuovere gli effetti della globalizzazione, è la parte cerchiata in rosso, per cui c'è un GNI, ricordate il GNI è il reddito nazionale lordo, una variabile importantissima in Europa perché su questa variabile vengono definiti i flussi di risorse dai paesi all'Unione Europea. Il GNI normale era 227 miliardi di euro e il GNI con l'asterisco il 17% più basso. Questo voleva dire era un riconoscimento implicito che le statistiche così come prodotte dal sistema statistico europeo secondo i manuali non davano una rappresentazione considerata reale per il mondo. Per questo io trovo una bestialità l'idea delle statistiche con l'asterisco. È partita una riflessione metodologica da allora e la globalizzazione e i fenomeni legati alla globalizzazione sono uno dei temi, dei tre temi centrali per i nuovi sistemi di contabilità nazionali che sono al momento allo studio, sistema di SNA e bilancio dei pagamenti. Ma anche in quel caso lì avvenne qualcosa di importante che vide coinvolti istituti di statistica e banche centrali, che fu lo scambio di dati micro tra istituzioni in Italia tra Banca d'Italia e Istat, ma anche tra paesi, cosa abbastanza inusuale perché ci sono dei problemi di riservatezza. Sono partiti degli esercizi, quindi qui cogliete di nuovo l'importanza dello scambio dei dati micro. La pandemia è molto, è stato già detto, i sistemi statistici hanno risposto con efficacia alla pandemia. Sono stati usati metodi diversi di rilevazione, sono state usate nuove fonti, sono state avviate nuove indagini mirate, sono stati utilizzati in maniera più tempestiva i dati amministrativi. Un esempio, citando lo sforzo dell'Istat, è quello con i dati giornalieri di mortalità per la totalità dei comuni italiani che venivano pubblicati con grandissimo ritardo e ora vengono pubblicati con assai maggiore tempestività. Cito un esempio della Banca d'Italia, in base alla collaborazione, visto che poi anche il Ministro Orlando ci ha salutato, in base a una collaborazione tra Banca d'Italia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, c'è ora una pubblicazione che mostra in tempo reale, con ritardo di appena un paio di settimane, i dati delle comunicazioni obbligatorie che ci aiutano a capire cosa avvenga al mercato del lavoro. Sono, e questi sono aspetti su cui molto ha insistito il Ministro Brunetta, sono stati creati molti indicatori anche da accademici o istituzioni private. Questi indicatori cercavano di cogliere la tempestività dei fenomeni, troppo veloce. Questo è un indicatore che ha costruito la Banca d'Italia, che si chiama HeatWay, ed è un indicatore settimanale dell'attività economica che sintetizza, l'indicatore lo vedete a sinistra, che sintetizza le informazioni di molte serie disponibili con frequenza giornaliera, come per esempio i dati sull'elettricità, il traffico delle autostrade, il consumo di gas. Quindi questo è un esempio della nascita di questi nuovi indicatori. È impazzito il... Niente, non riesco a soffermarmi su questa. Va bene, niente da fare. Questa immagine qui, questo
che vedete velocemente, si è fermato. Cito questo perché questo è forse l'esempio più famoso a livello mondiale dell'iniziativa avviata ad Harvard dall'economista Ray Chetty, che si chiama Opportunity Insights, Economic Tracker, che è un'iniziativa dove vengono usate moltissimi dati ad altissima frequenza e ad altissima disaggregazione territoriale per varie dimensioni, spesa, businesses, occupazione, istruzione, salute, e gran parte di questi dati sono dati, se non tutti, sono dati di provenienza di imprese private. Vedete sotto, in fondo sono citate le imprese che partecipano. Questi dati sono stati molto importanti per raccontare quello che avveniva negli Stati Uniti durante la pandemia. Quindi c'è stata un'industria del dato causata dalla pandemia. Veniamo quindi ai punti importanti che emergono da questi tre casi che io ho preso. Granularità dell'informazione, l'ho già detto. La granularità dell'informazione che cosa significa? Che è importante raccogliere dati micro, ed è importante raccogliere dati micro in un nuovo approccio, in un nuovo rapporto integrato tra micro e macro. Quindi dal dato micro noi deriviamo il dato macro, ma dobbiamo anche essere in grado di tornare indietro al dato micro. La flessibilità del dato micro è importante sia perché ci racconta delle distribuzioni, qui c'è tutto il filone dei distribution national accounts, ma anche perché possiamo riaggregare i dati secondo le esigenze conoscitive del momento. Quindi questo è uno dei filoni di sviluppo principale degli ultimi anni. Il secondo, attività transnazionali. Qui cito un punto, di nuovo un punto tecnico ma molto importante, l'importanza di adottare identificativi internazionali univoci, e questo, su questo c'è molto sforzo da parte degli statistici, il Legal Entity Identifier, il LEI, e l'importanza dei registri. Questo è un qualcosa che sta molto a cuore agli statistici delle banche centrali e degli istituti di statistica. Qui cito una review indipendente per le statistiche britanniche di Charlie Bean, che diceva che un registro comprehensive, quindi esaustivo, delle entità che fanno parte di una società, una collettività, è un bene pubblico. Quindi questo è un aspetto tecnico di grandissima rilevanza, perché vuol dire identificare quelle che sono le unità che partecipano all'attività economica ma anche all'attività sociale. E da questo punto di vista il data sharing è diventato una degli aspetti cruciali per controllare le attività transnazionali. L'ha citato anche la direttore generale di Eurostat, Mariana Gozzeva. Infine, terzo punto, dati privati e digitalizzazione. Questo è un aspetto importante che si collega all'iniziativa italiana del G20, sulla quale chiuderò. Quello che la pandemia ha mostrato come mai prima d'ora, anche se era un fenomeno che gli statistici conoscevano, è l'importanza della quantità e della copertura in termini di ambiti dei dati che sono sotto il controllo privato, che sono raccolti dalle imprese private per lo svolgimento delle loro funzioni. Su questo è un problema, ci sono vari problemi qui per la statistica ufficiale, e su questo bisogna lavorare perché si crei un nuovo rapporto di collaborazione tra le imprese private che detengono questi dati e le istituzioni di statistica, la statistica ufficiale, affinché questi dati possano essere sfruttati. E lasciatemi dire, non è banale, nel senso che anche avendo questi dati vanno trattati. Il dato di per sé non è statistica, c'è un passaggio logico, c'è un passaggio concettuale tra dato e statistica. L'iniziativa italiana nel G20, e mi avvio alla chiusura, la presidenza italiana nel G20 si è mossa lungo due direttrici importanti. La prima è stato un tentativo al massimo livello, quindi dentro il filone, il finance track, quindi dentro il filone delle banche centrali e dei ministeri dell'economia, di avviare in maniera molto cauta una iniziativa sul Principal Data Access, quindi definire una cornice di massima a livello globale per l'accesso ai dati detenuti dalle imprese
private, fissando alcuni principi e nella maniera più rispettosa delle singole giurisdizioni. Su questo c'è stato un consenso europeo, ma il processo poi non è andato avanti a livello G20. Quello che è andato avanti invece è l'avvio di una terza Data Gap Initiative, vi ricordate la prima è stata avviata nel 2009 dopo la crisi finanziaria globale. Nei primi mesi dell'anno prossimo verrà deciso il work plan, ma partirà questa Data Gap Initiative su quattro temi individuati dalla presidenza italiana: cambiamento climatico, informazioni distributive sulle famiglie, distribution accounts, fintech e inclusione finanziaria e accesso ai dati privati, amministrativi e data sharing. Quindi quello che non è andato avanti nel filone principale rimarrà però un aspetto cruciale per l'elaborazione e l'analisi degli istituti di statistica, delle banche centrali e degli organismi internazionali. L'ultimo punto, prima di concludere, un punto che è importante, già in parte emerso, ma a cui tengo molto. La statistica ufficiale è prodotta per un pubblico, per la gente, per usare l'espressione che era utilizzata dal ministro Brunetta. Quindi lo sforzo della statistica ufficiale deve essere quello di spiegare ed essere al massimo trasparente sulle statistiche che produce, da un lato, ma deve anche essere tale da mettere in condizione una platea sempre più vasta di ricercatori, accademici ma non solo, per usare quei dati elementari che la statistica utilizza. C'è un movimento, ci sono un paio di citazioni che vi riporto, da Significance, che è la rivista della Royal Economic Society britannica, di Julia Lane e di due statistici inglesi, che dicono esattamente questo. Guardo l'ultima riga: National Statistics Offices must engage more with the public, businesses and civil society. Questo è un punto importante, non dobbiamo dimenticarci che c'è un pubblico a cui vanno spiegate le statistiche e a cui va data la possibilità, nella maniera opportune, di gestire i dati, di crearsi statistiche. Non vi leggo le conclusioni perché sono i punti che vi ho già fatto, quindi io chiuderei qui ringraziandovi di nuovo per l'ospitalità. Grazie Presidente. Bene, grazie, ringrazio Andrea Brandolini per il suo preziosissimo intervento e a questo punto passo a introdurre l'intervento di chiusura di questa sessione, siamo leggermente in ritardo ma non di tantissimo. Intervento a cura di Vittoria Buratta, direttore del DIRM, cioè Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e la diffusione dell'informazione statistica. Vittoria Buratta ci illustrerà un ulteriore aspetto della strategia dei dati italiana nel contesto europeo. Il suo intervento ha per titolo Il ruolo dell'Istat nella strategia nazionale ed europea dei dati. La parola a Vittoria Buratta. Grazie Presidente, mi rendo conto che essendo alla fine c'è forse un po' di stanchezza, però tante cose sono state dette, quindi forse il mio compito sarà anche più semplificato. Io torno un po' al titolo di questa conferenza, che è un ecosistema. Quello che sta accadendo in tema di transizione digitale è un po' questo. Stiamo configurando un ecosistema. È un sistema che si trova in equilibrio, ma in equilibrio dinamico. Nulla è mai dato per sempre. Quindi mi ricollego un po' all'ultima cosa che diceva Brandolini nelle conclusioni. Gli istituti di statistica sono chiamati a dare risposta a questo nuovo quadro. Allora, credo che la strategia dati che il nostro Paese ha messo in campo e di cui parleremo un pochino e soprattutto la strategia che l'Istituto Nazionale di Statistica ha messo in campo per adeguare anche ben prima della pandemia i propri sistemi siano due asset di riferimento per fare un po' quello che diceva Brunetta, su cui ci richiamava il ministro Brunetta, cioè entrare in un mondo nuovo. Parleremo di quello che è intanto il contesto europeo in cui ci muoviamo, perché gli istituti di statistica, lo ricordava anche Mariana Cozzeva, non si muovono in maniera disordinata, ma dentro un quadro comune.
E quindi quello, il quadro comune ci viene dato dal sistema statistico europeo. Parleremo poi della strategia nazionale dati nel nostro paese, concetto molto complesso in realtà, che si compone di tante dimensioni, in particolare della piattaforma nazionale dati e del catalogo nazionale dati, e soprattutto parleremo poi del ruolo dell'ISTAT. E visto che siamo alla Conferenza Nazionale di Statistica e questo è un appuntamento del Sistema Statistico Nazionale, parleremo anche di questo, come dire, di nuovi driver verso il Sistema Statistico Nazionale. E poi concluderemo con quello che io ho chiamato un cambio di passo, perché l'ISTAT è un ente, come dire, di riferimento per il sistema statistico nazionale, ma non è un ente, non ha altrettanto, come dire, rilievo nell'ambito della pubblica amministrazione. Ecco, io credo che la strategia dati, che era già partita prima, ma che con il PNRR e con il nuovo CAD aggiornato, perché il CAD, sapete, è, mi sembra, del 2006, ma in realtà è stato aggiornato poi con le ultime disposizioni, col ruolo che con un nuovo ruolo che danno all'ISTAT, e credo che sia un ruolo molto più potente, lasciatemi dire. Allora, ecco, vabbè, è un po' un tarnallotto. Allora, la strategia europea dei dati, qui c'è qualcosa che non viene visualizzato, vabbè, ma poco male. L'Europa si è data all'inizio del 2020, quindi proprio alla vigilia, potremmo dire, della pandemia, una strategia comune sui dati. C'è una comunicazione della Commissione che indica l'Europa come che punta a fare dell'Europa una frontiera avanzata nella gestione dei dati e soprattutto nella, loro, come dire, nel valore dei dati per la società, sia degli individui e delle famiglie, sia delle imprese. I quattro pilastri di questa strategia sono, in primo luogo, un quadro di governance, per l'accesso ai dati e il loro riutilizzo. Significa un sistema di regole, significa anche un sistema di norme. Il secondo pilastro sono fattori abilitatori, e cioè gli investimenti nei dati, nelle infrastrutture e nella capacità di elaborazione dei dati e, non ultimo, ovviamente, nella interoperabilità. L'abbiamo sentito tante volte questa mattina, lo sentiremo tante volte in futuro, perché questo è un po' il cuore del vero progresso. Il terzo pilastro sono le competenze, perché non c'è innovazione senza persone, soprattutto non c'è innovazione senza persone in grado, come dire, di gestirla, quindi con competenze nuove, ma anche persone in grado di utilizzarla, quindi anche utenti nuovi da un certo punto di vista. L'ISTAT, mi piace dirlo e ridirlo, l'ISTAT ha fatto del progetto sulla cultura statistica uno dei punti qualificanti, e credo che questo, che viene da lontano, non è frutto né di questa strategia né purtroppo delle conseguenze della pandemia, ma questo sarà un asset per il futuro della statistica e anche per il nostro paese. E infine l'ultimo pilastro sono gli spazi comuni dei dati in settori strategici, ovviamente anche per la statistica. E ora veniamo invece al nostro paese. Il ruolo qual è? Però non riesco a... niente, cioè, come Andrea, c'è una slide che non vuole fare. Ah, eccoci. Ok, allora, però quello che dicevo prima è una regolazione che viene dalla Commissione europea, ma non dagli istituti di statistica. Allora,
considerando che il primo pilastro di quella strategia è proprio un nuovo quadro di governance, il sistema statistico europeo ha presentato una propria posizione, una presa di posizione, un position paper che dice: attenzione, va tutto benissimo, ma in questo quadro ricordiamoci, è un invito rivolto alle istituzioni europee, ma è un invito rivolto anche agli stati, che gli istituti di statistica che detengono competenze, conoscenze e dati devono essere pilastro in questa strategia, considerando che entro la fine del 2021 dovrebbe venire emanato il Data Act, di cui parlava Mariana, ne ha parlato il Presidente, che dovrebbe essere il primo passo fondamentale per questa strategia europea dei dati. Ecco, questo position paper dice: attenzione, nel Data Act, che pure è stato, come dire, progettato anche con grande condivisione, è stata fatta, ci diceva Mariana, una consultazione, cioè, ricordatevi che gli istituti nazionali di statistica non possono essere visti come soggetti accessori, devono essere soggetti fondamentali. E quindi questo position paper del sistema statistico europeo, dell'ISS, ha prodotto, credo che sia un grosso, come dire, contributo perché gli istituti poi di statistica abbiano spazio e possano effettivamente svolgere il ruolo che possono e che devono svolgere. Nei paesi sono stati fatti i PNRR, ovviamente anche nel nostro paese, e anche questo è arcinoto, la prima missione del nostro PNRR si occupa all'obiettivo della piena interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative. La digitalizzazione, come sapete, è un asse portante del PNRR, quindi ci sono svariati miliardi di investimento su questo. La filosofia per quanto riguarda la pubblica amministrazione, l'abbiamo sentita qui anche ricordata, che è quella del once only. La filosofia del once only significa che i cittadini e le imprese non possono essere portatori di dati fra amministrazioni. I dati che le amministrazioni hanno devono poterli scambiare senza chiedere ai cittadini di svolgere questo servizio. Obiettivo di questo investimento è la piattaforma nazionale dati, proprio per mettere in relazione tutte queste basi dati della pubblica amministrazione. Prima Brunetta ci ricordava che ci sono 33.000 pubbliche amministrazioni e un numero incalcolabile di basi dati. Ecco, queste basi dati dovranno dialogare, quindi questo è un impegno, come dire, veramente galattico, e la piattaforma nazionale dati le dovrà mettere in comunicazione tramite API, API, come le vogliamo chiamare, che sono connettori tra le basi dati. E l'Istat che ruolo ha in questo? L'Istat contribuisce a crearla, questa piattaforma nazionale dati. In particolare l'Istat avrà il compito veramente, mi verrebbe a dire, strategico, di occuparsi di quello che è un perno fondamentale di questo progetto, che è il catalogo nazionale dati, il National Data Catalog, NDC. Perché? Perché nessun dialogo potrà esserci tra basi dati se non c'è un linguaggio con cui comunicare. Questo catalogo è di fatto quello che gli statistici chiamano metadati, per noi è una competenza nota, ampiamente sfruttata e utilizzata, anzi abbiamo addirittura un linguaggio dedicato alla comunicazione delle basi dati nell'ambito della statistica, che è SDMX, una cosa ovviamente internazionale, non solo del nostro paese. Qui siamo chiamati a dare questo contributo, perché questa è la nostra competenza, di costruire, e qui non siamo partner, come dire, tra gli altri, ma siamo responsabili di questo, e quindi credo
che abbiamo veramente una posizione in cui potremo da un lato dare valore al patrimonio che c'è, ma dall'altro anche sfruttare questa opportunità per creare un nuovo potere informativo che prima non c'era, perché il fatto che le banche dati, le basi dati esistessero non significava assolutamente che avessero, come dire, espresso il loro potenziale. Siamo anni luce lontani dall'obiettivo. Con quali principi si muove questa nuova strategia dati? Ovviamente l'abbiamo sentito, un modello, un interscambio dati federato, poi il modello semantico, per l'appunto il linguaggio, e poi l'organizzazione, quindi una governance diffusa sì, ma anche centralizzata, il che significa regole uguali per tutti, ma non accentramento, significa avere tutti a disposizione i dati, ma significa poterci mettere in contatto. Poi naturalmente le parole d'ordine: controllo, riuso e condivisione. E mi viene da parafrasare un vecchio slogan pubblicitario, tutta questa potenza informativa, ecco, mi viene da dire, la potenza è nulla senza qualità. Questo è il nostro compito in questo momento. Poi riuso e condivisione sono due cose diverse, riuso e condivisione, ma significa dare valore agli altri, significa aggiungere valore a quello che le basi dati hanno già in partenza. Formazione è fondamentale, perché siccome stiamo entrando nel mondo nuovo, ricordo ancora quello che diceva Brunetta, ecco, in questo mondo nuovo lui diceva centriamo da giovani, allora siccome centriamo, torniamo giovani, bisogna anche che impariamo di nuovo, perché forse questa è una strumentazione che richiede un nuovo apprendimento. E poi naturalmente tutto questo basato sulle tecnologie abilitanti. Qui era un focus su quello che dicevo, il catalogo nazionale dei dati, che c'ha tante dimensioni fondamentali per il futuro di questa strategia. Non mi soffermo perché credo che insomma tanto lo potrete leggere, però è veramente il cuore, il motore di questo nuovo sistema. Allora, veniamo all'Istat in particolare. L'Istat naturalmente ha, lo diceva il Presidente in apertura, ha un enorme bagaglio di esperienza, di competenze metodologiche, tecniche, non solo nel panorama nazionale. Io voglio dire, ringrazio tutti i colleghi, perché noi negli ultimi anni siamo diventati un istituto di riferimento a livello europeo. Siamo partiti un po' in ritardo rispetto ad altri, ma adesso siamo veramente, credo che siamo in una situazione di grande avanzamento nel nostro contesto di riferimento. Ecco, quindi ovviamente padroneggiamo le tecniche, non solo le padroneggiamo, ma anche le rilasciamo, le tecniche di trattamento dati, la gestione dei sistemi informativi, ovviamente in particolare i sistemi informativi statistici, ma non solo. Tutto questo non avviene solo nell'ISTAT, ma anche nel SISTAN. Il SISTAN è il nostro mondo, come dire, di riferimento, però nel SISTAN, nel nostro mondo di riferimento, sono i soggetti SISTAN. Voi sapete che gli enti SISTAN non sono le amministrazioni, ma sono gli uffici del SISTAN. Ecco, io credo che questa occasione in cui l'Istat dovrà giocare un ruolo non solo verso il SISTAN, ma verso tutta l'amministrazione, ecco, forse è anche un momento per ripensare, in vista di quella riforma del SISTAN di cui si è parlato, per capire se l'Istat si può relazionare a questo punto in maniera più ampia e con, come dire, con degli interlocutori che non siano solo e soltanto un ufficio dentro un'amministrazione. Perché? Perché qui stiamo dicendo di mettere in condivisione le basi dati, non solo le basi dati
che nascono come basi dati statistiche, le basi dati di tutte le amministrazioni. Noi per la verità con il 166, con il nostro decreto di riordino, abbiamo già una funzione verso le amministrazioni, verso tutte le pubbliche amministrazioni, però è finalizzata all'uso statistico delle basi dati delle amministrazioni. Ecco, secondo me questo è un momento, un'occasione un po' per ripensare anche a questo. L'Istat negli ultimi anni ha fatto un grande percorso di, noi l'abbiamo chiamato di modernizzazione, che forse è pure un termine un po' superato, ma comunque... E uno dei percorsi fondamentali è stato quello del riordino anche dei servizi per l'istituto. Tra i servizi c'è il servizio dei servizi dell'IT. Ecco, l'IT ha fatto davvero un salto avanti in questo istituto. Tra l'altro, tutto questo percorso, se volete, se avete voglia di approfondire, è raccontato in un ebook che abbiamo pubblicato proprio da poco, perché è importante, importante anche per tutti gli altri, anche per le altre amministrazioni, vedere come ci siamo attrezzati e come ci siamo riorganizzati. Ci stiamo riorganizzando, perché è sempre un work in progress. Sempre mantenendo il controllo dei nostri sistemi interno. Questo per l'istituto è un punto fermo ed è un punto di forza, perché all'Istat l'IT non è un servizio come potrebbe essere dentro un'altra amministrazione, in cui quindi è servente rispetto a quei servizi, ma tutto sommato molto spesso può venire esternalizzato. Da noi l'informazione che viene dai dati statistici, perché ha ragione Brandolini, il dato in sé non è informazione, ma informazione in quel senso e informazione nel senso di information technology vivono nella stessa casa e non possono vivere in case diverse, perché per noi controllo dell'IT significa autonomia dell'informazione statistica. Questo è una, come dire, una nota a margine, perché non siamo un'amministrazione qualunque da questo punto di vista. Ora, in questo percorso noi siamo tra le amministrazioni avanzate dal punto di vista informatico, proprio perché abbiamo fatto quegli investimenti che dicevo prima, al punto che siamo tra le pochissime amministrazioni in Italia, è stato fatto, lo ricordava il ministro Brunetta, il censimento dei sistemi informatici pubblici, siamo tra le poche amministrazioni considerate di classe A cosiddetta, sono state raggruppate in classe A, classe B, non so se ci sono altre classi, non me lo ricordo. Quelle che hanno una tale, come dire, robustezza, garantiscono la sicurezza delle infrastrutture e rispettano i principi e le procedure fondamentali, per cui noi siamo tra le amministrazioni che possono gestire in proprio, perché siamo dei punti di riferimento. Tutte le altre amministrazioni, sono migliaia, devono convergere verso uno di questi che sono chiamati polo strategico nazionale. Allora, questo per noi è una grande opportunità di intervenire anche nel nostro ecosistema, perché pensare all'Istat come un polo di riferimento per esempio alcune amministrazioni, mi viene in mente in primo luogo quelle del Sistan, perché è naturale, come punto di riferimento, perché questo diventi una casa comune, forse pure questa è una metafora un po' abusata, però insomma, diciamo, tanto per capirci, ecco, questo e porterà, secondo me, grandemente ad arricchire il patrimonio dell'informazione e la sua sicurezza e anche la tutela della privacy, che a quel punto deve diventare un sistema comune, perché come sapete per noi questo, noi diciamo spesso, ci piace dire che il segreto statistico è venuto prima della privacy e questo è vero, storicamente è vero, però siamo proprio per questo, siamo anche particolarmente, come dire, attenti anche a queste forme di tutela, ecco.
Allora, vabbè, se sintetizzavo da solo. Niente, vabbè. Questo penso che posso. Vabbè. Allora, vado alla sintesi, non si vede, ma tanto pazienza, me lo ricordo. Allora, in questo quadro dicevamo che tutti i sistemi statistici stanno muovendo verso un miglioramento di qualità, di tempestività e di efficacia. Io insisto su questo perché spesso la tempestività la fa da padrone. Scusa, adesso chiudo. Sì. La tempestività la fa da padrone, statistiche più veloci. Ecco, per me statistiche più veloci non è un karma assoluto. Statistiche più veloci sì, ma devono essere statistiche efficaci e, sottolineo, non solo da archivio. Tutto questo è un grande investimento sullo sfruttamento naturalmente degli archivi, ma ci sono cose non misurabili sulla base degli archivi. Quindi le indagini statistiche devono rimanere come un patrimonio, un faro, io direi, per illuminare quello che è oscuro dal punto di vista, come dire, della documentazione e della certificazione che possiamo vedere, ma anche dal punto di vista dei social media. Noi abbiamo fatto un grande lavoro sui big data e sui social media, lo ricordava anche Mariana Cozzeva. Però non tutto è emerso. C'è una parte che dobbiamo illuminare con la nostra strumentazione, che sono, lo ricordo, le nostre indagini. Perché dicevo un cambio di passo? Perché l'Istat a questo punto non è diventata più solo un partner, ma è diventato protagonista del rinnovamento. Essere protagonisti è importante, ma ha la sua responsabilità. Significa che noi potremmo dare anche regole nuove, abbiamo una grande responsabilità e una grande opportunità, assolutamente da cogliere. Quindi è un salto di livello del nostro ruolo nell'ambito del sistema italiano. Il ministro ci diceva che l'Istat deve avere un ruolo guida. Ecco, questo è l'opportunità per avere questo ruolo. Nel processo di semplificazione e di accesso ai dati, noi dobbiamo assolutamente, essere partner di una politica del One Solly, come dicevo prima, ma dobbiamo anche essere grandemente partner per chi i dati li vuole mettere a disposizione, che significa non solo metterli a disposizione della piattaforma nazionale dati, ma anche della comunità scientifica, perché i dati, prima si invocava l'importanza dei microdati. Ecco, i microdati sono poi il terreno fondamentale per la ricerca e anche, secondo me, per il progresso dell'informazione. Grazie. Grazie Vittoria. Intanto mi scuso per la mia breve assenza, ma colgo l'occasione per ricordare che tutti i materiali che sono stati prodotti questa mattina sono poi accessibili anche separatamente, quindi avrò occasione di recuperare il pezzo perso. Bene, adesso entriamo nel vivo della conferenza con le prime 5 sessioni parallele previste dal programma a partire dalle ore 12, cioè adesso. Le potrete seguire dalla piattaforma accessibile dal nostro sito istituzionale. Quindi invito chiunque a restare ancora con noi e a cogliere attraverso appunto il sito la varietà dei temi e la ricchezza dei contributi proposti. Quindi buon seguito della conferenza a tutti.